Siamo al Castello Normanno di Adrano, dove si è tenuta la presentazione degli atti del secondo convegno internazionale, la ceramica in Sicilia dalla preistoria all'età contemporanea. Un momento molto atteso di confronto. Ad ospitare questo momento proprio il Castello Normanno, quindi una location molto particolare e suggestiva. Ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato nel merito con il direttore del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, Giuseppe D'Urso, e anche con Alfio Nicotre, che è uno dei curatori di questo momento, insieme alla professoressa Rosalba Panvini. Quali sono i rilievi che sono emersi? Allora, la ceramica in Sicilia è un convegno che ha un arco temporale di interesse molto ampio, perché va dalla preistoria all'età contemporanea. Quindi, diciamo, è un'occasione per tutti gli studiosi siciliani, e non siciliani perché è un convegno internazionale, perché interessa anche gli studiosi che hanno fatto gli scavi in Sicilia o che si sono occupate delle produzioni o delle manifatture che hanno esportato in Sicilia, come Urbino, Faenza. Quindi l'arco temporale va dalla preistoria all'età contemporanea, con molto interesse per il periodo medievale e per l'età moderna, dove la Sicilia è stato un emporio, diciamo, di smistamento di tutte le ceramiche che si producevano nel bacino del Mediterraneo. Quindi è un convegno molto aperto, perché non soltanto è riservato agli accademici, ai funzionari delle sovrintendenze, agli specialisti, ma anche ai collezionisti, diciamo, agli appassionati, anche a coloro che hanno sviluppato una conoscenza della materia, anche, diciamo, fatta da sé. E questo fa sì che diventa una grande festa per tutti quelli che amano la materia. Quindi è un convegno aperto che piano piano negli anni sta diventando il repertorio di tutti gli studi sulla materia in Sicilia. Quale migliore location, appunto, il museo di Adrano per la presentazione degli atti di questo straordinario convegno che hanno fatto luce sulla storia della ceramica in Sicilia dalla preistoria fino al Novecento? E appunto, come dicevo prima, il museo di Adrano è uno splendido contenitore perché di tutti questi reperti ha dei pezzi importanti che vanno appunto dalla ceramica preistorica, dalla ceramica arcaica, a quella greca, a quella romana. Il professore Saro Franco, che è stato, diciamo, il padre di questo museo, nella sua grande prolificità è riuscito a mettere insieme reperti che non sono solo del territorio di Adrano, ma che sono rappresentative un po' delle produzioni di tutta la Sicilia. E questo è in linea perfetta con quello di cui discuteremo nell'ambito di questo convegno.